Siamo insieme a Roberto Rotella, un ragazzo che studia presso l'Accademia delle Belle Arti di Lecce, un ragazzo di Galatina, e la sua scelta è stata quella di scenografia. Perché questa sera siamo insieme a Roberto? Ce lo dice lui. Ha realizzato un piccolo video che parla del sociale, parla, diciamo, delle condizioni attuali del mondo. Allora, intanto, ciao Roberto. Ciao a tutti, buonasera. Allora, perché intanto hai fatto questa scelta e da dove è venuta l'idea del video? Allora, la scelta dell'Accademia l'ho avuta sempre da quando sono piccolo, studio, mi è piaciuto sempre disegnare, e poi vedendo i vari indirizzi mi è piaciuto soprattutto quello della scenografia. E praticamente questo video, parlando di questo video, è nato tutto con un esame che dovevo fare, realizzare un video su un tema a piacere. E ho scelto il tema che purtroppo in questo periodo va molto di moda, che è il tema dell'inquinamento, Il più attuale. il più attuale, sì. E stanno parlando tutti i giornali da 3 mesi a questa parte, che è il tema dell'inquinamento, soprattutto quello dato dal petrolio, che in America, nel Golfo del Messico, sta distruggendo gran parte del territorio. E ho fatto questo video dove, realizzato con una tecnica dello stop motion, cioè la tecnica dove Ecco, vengono. ce lo spieghi un po'. Stop motion è una tecnica, che spesso vediamo ma che non conosciamo. Sì, è la tecnica utilizzata per i film molto famosi, quelli dei La sposa cadavere, oppure Nightmare Before Christmas, eccetera. Funziona in questo modo: praticamente si scattano delle foto dove ad ogni foto c'è un piccolo cambiamento di 1 mm degli oggetti, nel mio caso della plastilina, e si scatta la foto. E dopo diverse foto e creato il movimento, le foto si uniscono con il montaggio sul Una computer. curiosità, quante foto bisogna scattare mediamente per poter fare un video come quello che hai fatto tu? Per scattare un video di 1 minuto, togliendo anche gli scarti, bisogna scattare intorno alle 500-600 foto. E bisogna perdere anche un po' di tempo, anche perché devi stare attento soprattutto alla luce, che non deve cambiare dello spazio. Essendo piccolo, poi devi stare molto attento con le mani, eccetera. Comunque è un lavoro Hai di fatto tutto pazienza. da solo, l'ideazione, il montaggio, la realizzazione, è stato tutto quanto un lavoro fatto da te. No, anche con l'aiuto della mia ragazza, che abbiamo creato questo video insieme. Poi, vabbè, l'idea è stata principalmente mia, che mi ha colpito molto in questo periodo, e niente, poi. La tua ragazza ha fatto anche un altro Sì. video con questa tipologia stop motion. Tra l'altro, stanno vedendo in questo momento, passa come sottofondo questo video. Anche là, parla del sociale, parla della guerra. Quest'altro video si chiama Cartolotto e parla della guerra, della guerra che viene inculcata fin da piccoli ai ragazzini, tramite anche gli stessi cartoni animati, oppure con le scene di guerra. E questo video è stato realizzato sempre con la tecnica dello stop motion, però con la lotta degli oggetti da cartoleria, come le lampade, il nastro adesivo, eccetera, che si scontrano tra di loro. Poi alla fine c'è sempre un finale sempre drammatico, dove si vede questa barchetta che viene tagliata, c'è una luce che dà speranza, che allontana la forbice che ha tagliato la barca di carta. Come si chiama la tua ragazza? E così diciamo, abbiamo parlato del suo video, parliamo anche un po' della tua ragazza che suppongo faccia la stessa tua strada Sì, scolastica. fa anche lei l'Accademia delle Arti, sempre in indirizzo scenografia, si chiama Silvia Mingolla. Perfetto, la salutiamo, ovviamente Silvia in questo momento non è qua con noi. Oh, ritorniamo al tuo video. Alla fine vediamo il mondo e vediamo anche una speranza che c'è per questo mondo. Come l'hai immaginata questa speranza? Questa speranza l'ho immaginata, cioè, verso la fine del video ho inserito un testo dove dice che saremo ancora in tempo, cioè siamo ancora in tempo, e dopo questa scritta, questo testo, c'è tutto il filmato, però al contrario, ripreso al contrario, dove fino al punto
della prima scena, cioè che possiamo tornare indietro e costruire una nuova casa. Infatti il titolo del video si chiama To Build a Home, che significa costruire una casa. Cioè, Tu sei giovane, e qual è la tua speranza e la speranza di tanti giovani rispetto al mondo che diciamo, le persone più mature stanno lasciando? La mia speranza è che si trovi un rimedio a tutto questo, che la gente, le persone che purtroppo noi con il nostro piccolo cerchiamo di fare qualche cosa, ma c'è gente che può fare molto di più di noi e che si deve impegnare. Io spero che queste persone siano in grado e riescano a migliorare e a fare qualcosa, sì. Il video sarà promosso in qualche concorso o per il momento è soltanto una prova d'esame? Abbiamo visto che comunque questo video, sia il mio che quello della mia ragazza, ha avuto molto successo. Ne stiamo vedendo se nella prossima sessione 2010-2011 proviamo a partecipare a qualche concorso e vediamo come va. Ok, una ultima battuta sulla speranza di questo mondo e contro la guerra, Roberto. Speriamo che... È difficile. È molto difficile. Non mi vengono parole perché... È talmente difficile pensare in positivo, sì, rispetto a quello che sta accadendo adesso. Sì, è proprio difficile per questo. Diciamo che ti viene meglio fare i video e esprimere la tua idea attraverso i video. Preferisco esprimermi attraverso l'arte del video. Ok. Sì. Noi ti ringraziamo ovviamente, Galatino 2000 è sempre molto attento, è sempre molto presente sul sociale, in particolare su questi problemi, sia sul problema ambientale ma anche contro la guerra. Ringraziamo Roberto, ringraziamo tua ragazza, la ricordiamo, il nome? Silvia Mengolla, grazie a voi. Grazie ancora Roberto, ciao. Ciao. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Yeah.